Il test di salto drop consente di esaminare la reattività e la forza reattiva dell'atleta a seguito di un elevato lavoro durante la fase eccentrica. Per procedere ad una nuova acquisizione dalla sezione test della schermata paziente, cliccare su test di salto. Immediatamente compariranno le icone corrispondenti ai diversi tipi di salto disponibili. Selezionare drop. Come mostrato dal pop-up, per ottenere dati affidabili e ripetibili durante l'esecuzione delle prove, è necessario posizionare correttamente il sensore sul soggetto da valutare. Per il test di salto drop, il sensore deve essere agganciato all'apposita cintura e posizionato al di sotto della linea che collega le due fossette di Venere, passaggio lombosacrale, in corrispondenza delle vertebre S1 e S2. Posizionato il sensore, possiamo proseguire nello scorrimento dei pop-up, che mostrano come settare i parametri del test, come procedere all'acquisizione e quali sono le differenti opzioni di salto che possiamo eseguire. Prima di iniziare l'acquisizione, affinché i risultati della prova possano essere considerati attendibili, è necessario spiegare al soggetto come eseguire il test. Nel test di salto drop, il soggetto inizia il test in posizione retta, su un rialzo, di altezza dai 20 ai 60 cm, con i piedi alla distanza delle spalle e le mani sui fianchi. Ricevuto il via dall'operatore, il soggetto porta una gamba in avanti, rimane fermo qualche secondo in questa posizione, quindi si lascia cadere. Dopo il contatto dei piedi al suolo, il soggetto assorbe la caduta, spingendosi immediatamente in un salto verticale. Durante l'intera esecuzione del test, il tronco deve rimanere in posizione retta e le mani sui fianchi. Prima di cominciare l'acquisizione, dalla ghiera centrale è necessario selezionare se vogliamo effettuare un salto monopodalico o bipodalico. Selezioniamo in questo esempio l'opzione bipodalico. Successivamente viene chiesto di indicare se durante la prova verrà utilizzato un peso, in questo caso selezioniamo no. Infine, indicare quale parametro del salto vogliamo visualizzare in real time durante lo svolgimento della prova. Selezioniamo in questo esempio l'altezza. Una volta che il soggetto è pronto, avviare l'acquisizione facendo clic su REC. Durante la fase di stabilizzazione, il soggetto deve rimanere fermo. Quando la ghiera scompare, è possibile iniziare la prova. Durante l'acquisizione nella ghiera centrale viene visualizzato il parametro di salto scelto in fase di preparazione. Quando il soggetto avrà effettuato il numero di salti desiderato, selezionare Stop. Se la prova è stata effettuata correttamente, fare clic sull'icona Salva per salvare il test nel database e visualizzare il report con i risultati della prova. Il report clinico del test di salto è composto da tre sezioni principali: parametri e indici di salto, grafici e tempi di contatto, angoli delle pelvi. Thank you.